La categoria T44 paralimpica. Oggi sarò premiato in questa manifestazione organizzata dal Comune di Salerno e ci tengo a ringraziare Anna Petrone e Gianluca Memoli che sono i promotori e mi hanno invitato appunto a questo evento. È molto importante proprio perché si cerca di sensibilizzare e di aumentare quanto più possibile l'accessibilità appunto in questa città, che è molto importante come tema, e soprattutto anche di ampliare il movimento paralimpico, proprio perché appunto non esiste solo l'atletica leggera, ma tantissimi sport che possono aiutare moltissimo le persone colpite da qualsiasi difficoltà, proprio perché il movimento paralimpico da dopo Londra abbraccia tutte le disabilità possibili, sia magari quelle più visibili tra virgolette, sia anche quelle minori, ma che comunque hanno delle difficoltà nella vita. Quindi è molto importante appunto che tutti si possano avvicinare allo sport, proprio perché lo sport aiuta nella vita di tutti i giorni e a conoscere di più il proprio corpo. Un grazie ancora appunto al Comune, a Salerno e a tutte le persone che ci saranno oggi qui. Oggi è 3 dicembre, giornata internazionale delle persone con disabilità, siamo qui al Comune di Salerno per celebrare questa giornata. Avremo vari interventi di varie associazioni che promuovono l'integrazione e l'inclusione delle persone con disabilità. Oggi siamo a un momento storico importante perché tanto si è fatto e tanto ancora però si deve fare per un'intera e una piena inclusione sociale. Grazie, una città senza barriere, soprattutto mentali, ha bisogno di diversi step, questo è uno dei tanti. Sì, l'informazione, la messa a conoscenza di tante attività che si fanno sul nostro territorio per aumentare la qualità di vita. Quello del lavoro che fa di Access è proprio quello, sia un lavoro territoriale dove sensibilizzare e monitorare tutte le strutture turistico-ricettive, ma anche quello di dare spazio e la forma d'arte a tutti, quindi con il laboratorio di danzabile. La premiazione di un atleta paralimpico quale Emanuele Di Marino, che vive a Milano e svolge i suoi allenamenti e le sue attività diciamo fuori sede, ed era con una targa, un gesto simbolico per riconoscergli dei meriti sportivi a prima l'atleta e poi un ragazzo che vive una disabilità. Il Comune di Salerno è sempre attento a queste problematiche, a questi temi più che problematiche, e non mi piace parlare di sensibilità, ma soprattutto di dare spazio e dare voce a quelle che poi è il nostro modo di fare associazionismo, quale stravolgere e capovolgerlo mettendo a disposizione di tutti una serie di persone disabili che vivono ognuno di loro una disabilità l'una dall'altra, al fine appunto di ospitare il turista che viene nella nostra città, appunto favorendogli e promuovendo un territorio al 100%. Traguardo finale è eliminare proprio il concetto, la parola disabilità. Sì, diciamo che io dico spesso la parola diversamente abile, disabile, persona con disabilità, handicappato, portatore d'handicap, credo che siano tante parole di un'ipocrisia sociale, perché alla fine che cosa fa reggere ancora queste parole, ce le fa ancora pronunciare? Il mondo che ci circonda, perché se avessimo avuto dal 68 ad oggi un'attenzione in più per quanto riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche, oggi potevamo parlare di diversi modi di muoversi, quindi di mobilità, di ospitalità. La parola diverso non ci deve far paura, anzi è un bene, certe volte è un po' di colore a quello che sarebbe stato sicuramente un mondo monotono.